Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Si tratta di un appunti di viaggio dedicato più che altro a chi di voi fa escursionismo e nasce dal fatto che sotto al video dedicato alle Pozze Smeraldine di un paio di settimane fa si è creato un po' di trambusto perché la zona è infestata, tra virgolette, dalle zecche. Ho colto quindi l'occasione per appunto fare un video unico in cui raccolgo le informazioni che si trovano online unite a quella che è la mia esperienza, in modo tale appunto da avere in un unico video tutte le informazioni che possono essere utili a chi appunto è interessato all'argomento. Peraltro lo dividerò in capitoli in maniera tale che cliccando qui sotto, se siete interessati appunto sulla timeline del video, se siete interessati ad un argomento nello specifico, potete saltare e passare direttamente a quello che è appunto l'argomento di vostro interesse. Partiamo subito con cosa sono le zecche e chi sono le zecche. Le zecche sono dei parassiti appartenenti alla classe degli aracnidi, che è diffusa in tutto il mondo. Sono molto piccole, sono di colore scuro, bruno, tendente al nero e, esattamente come i ragni, hanno 8 zampe. Il loro ciclo biologico si sviluppa in 4 fasi: uovo, larva, ninfa e adulto. Dopo la schiusa delle uova, il passaggio da uno stadio all'altro, quindi da larva a ninfa e da ninfa ad adulto, prevede un passo di sangue. Durante questo passo di sangue, la zecca rimane costantemente attaccata al suo ospite per un periodo che può variare dai 2 ai 7 giorni anche. Dove e quando le possiamo trovare queste zecche? L'attività delle zecche si concentra principalmente nei mesi più caldi, quindi il morso della zecca sarà molto più frequente dalla tarda primavera fino all'inizio dell'autunno. Il loro habitat preferito invece è quello ricco di vegetazione erbacea e arbustiva, generalmente sotto i 1000 metri. La loro presenza e il loro prolificare è comunque strettamente legato alla presenza di ospiti da parassitare, quindi sarà molto più facile trovarle in mezzo ai pascoli dove magari passano pecore, mucche, eccetera. E qui c'è un mito da sfatare perché le zecche non saltano e non volano, ma semplicemente si limitano ad aspettare l'ospite, quello che sarà il loro ospite a cui si attaccheranno, stando ferme sulla sommità di cespuglio o di fili d'erba. Le zecche sono considerate pericolose perché possono essere vettore di alcune malattie. Le due più rilevanti in Italia sono l'encefalite, detta anche TBE, e la malattia di Lyme. Entrambe sono trasmesse generalmente dalla zecca dei boschi. In ogni caso, considerate che veramente una piccola percentuale di individui trasmette queste malattie e la possibilità di essere contagiati è molto bassa se la zecca viene individuata e rimossa nelle prime 36-48 ore da quando si è attaccata. Per la TBE esiste un vaccino che è assolutamente consigliato per chi lavora, frequenta o vive in zone che sono considerate a rischio. Io l'ho fatto, per esempio. Questo vaccino prevede l'inoculazione di 3 dosi durante il primo anno e poi l'inoculazione di un richiamo dopo 3 anni. Considerate però che se dovete farlo, la protezione dal virus si attiva, tra virgolette, dopo la seconda dose. Mentre per la seconda malattia, la malattia di Lyme, non esiste un vaccino, si individua tramite delle analisi del sangue e eventualmente è curabile tramite una cura antibiotica. Come si previene il morso di una zecca? Ci sono una serie di regole da seguire per appunto diminuire la probabilità di essere morsi da una zecca durante un'escursione o durante comunque sia un'attività fatta in una zona a rischio. La prima precauzione da prendere è quella di indossare abiti principalmente di colori chiari in modo tale da individuare subito le zecche quando appunto si attaccano ai nostri vestiti e cercano appunto di morderci e preferire abiti lunghi, in particolare i pantaloni. Eventualmente ci sono dei prodotti repellenti per le zecche in commercio. Inoltre è sempre meglio evitare di avventurarsi in zone con l'erba alta, cespugli, oppure di andare a strusciarsi contro cespugli che ci sono nelle vicinanze del sentiero. Anzi, cercate di mantenere il centro del sentiero in modo da essere lontani da eventuali fili d'erba un po' più alti che ci possono essere ai bordi.
Una volta arrivati al termine della vostra escursione, quello che dovrete fare è controllare assolutamente la presenza di zecche sulla vostra pelle o addosso ai vostri vestiti. In particolare i vestiti è sempre consigliabile metterli a lavare in lavatrice, appunto, in modo tale da eliminare l'eventuale presenza di zecche che appunto non si sono attaccate alla vostra pelle. Questo è molto importante perché il morso della zecca è indolore e non provoca prurito, quindi potrebbe passare anche inosservato. Per gli animali che vi accompagnano, invece, il consiglio è quello di trattarli sempre con prodotti specifici antizecche, soprattutto a ridosso dell'escursione che volete fare. Se quando ci controlliamo troviamo una zecca che si è attaccata, quindi ci ha morso, quello che dobbiamo fare e quello che consiglio di fare io, la prima cosa che consiglio di fare io è quella di prendere una penna e farci un bel cerchio intorno di qualche centimetro di diametro. A questo punto, aiutandovi con un paio di pinzette, ce ne sono di specifiche in commercio, ma vanno benissimo anche quelle normali, diciamo così, afferrate la zecca il più vicino possibile alla vostra pelle. Senza stringere troppo, dovete tirare aiutandovi anche con un movimento rotatorio. Non dovrebbe essere così difficile estrarla. Controllate soprattutto di averla estratta intera, quindi anche con il rostro, ovvero la parte che appunto entra nella vostra pelle. Non è difficile da distinguere. Nel caso non l'abbiate estratta intera, dovete procedere con un ago di una siringa sterile o comunque sia con un ago sterilizzato. Se proprio non vi fidate, potete andare al pronto soccorso e se ne occuperanno loro, però in codice bianco. Mi raccomando, però, mentre avete la zecca attaccata alla pelle, non usate nessun prodotto, in particolare niente alcol, niente ammoniaca, niente benzina, niente oli strani. Una volta estratta la zecca, disinfettate la pelle e qui entra in gioco il cerchio che avete fatto intorno alla zecca con appunto la penna. Questo perché per i 30 giorni successivi dovrete controllare se non ci sono macchie o irritazioni della pelle, perché per l'appunto potrebbe significare che siete stati contagiati da una delle malattie appunto di cui vi ho parlato prima. Se mai dovesse succedere, quello che ovviamente dovete fare è contattare assolutamente il vostro medico di base che vi prescriverà le analisi del sangue e eventualmente poi la terapia antibiotica da fare per appunto guarire dalla TBE o dalla malattia di Lyme. In particolare, altri sintomi possono essere febbre, mal di testa, stanchezza, dolori alle articolazioni. Quindi state attenti a questi sintomi. Bene ragazzi, spero che il video vi abbia potuto interessare, che l'abbiate guardato tutto e di appunto esservi stata utile. Nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale se non lo siete, attivando magari anche la campanella. Lasciate anche un commento se magari mi sono dimenticata qualcosa per strada, appunto, in maniera tale da rendere questo video ancora più completo. Qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure, in particolare vi consiglio di seguirmi su Instagram. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video e vi dico have a nice life!